Ciao Vicky! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Cavallart. In questo momento vedete un esemplare di Vicky e di Katada che si riscaldano in campo a prova, perché sì, questo è il vlog della prima gara dell'anno, dove abbiamo svolto una 70 fuori classifica e un 80. E nulla, ora ci saranno i video del campo prova e fatti gentilmente da mia madre, Lore ed Anto, quindi li ringrazio con tutto il mio cuorisino. Allora, onestamente, i campi prova erano due, ma ho solo quelli della 70, è stato un ottimo campo prova. Qua stavo galoppando entrambe le mani, avevo già fatto il galoppo in sospensione, però non stavo neanche chiedendo una messa in mano, perché non era il mio obiettivo in quel momento, perché l'importante è che il cavallo si riscaldasse. Poi dopo sono iniziati i salti, comunque ci siamo andati molto tranquilli, vabbè qua ho sbagliato la distanza e vabbè. Qua invece molto meglio, ci sono andata più decisa. E nulla, adesso questo era l'ultimo verticale, i video dei larghi non li ho, ma non importa, comunque sono contenta come stava comportando Katada, perché questa è solo la sua terza uscita in una gara di salto. Allora, eccomi qui che sto partendo al galoppo sinistro, cerco di mettere le gambe in pulso. Era una 70 molto piccola, quindi ho deciso di considerarli un po' come cavalletti, infatti c'è proprio il numero 1 è una croce, spezzata a 2, faccio pancia, con molta calma arriviamo sul 2. Do un po' di impulso nella girata, che tra un po' si era flesso verso l'interno, ho cercato di correggerlo. Qua teniamo un po' dietro le spalle. E questa mi sa che era 7 tempi. E però qua ho fatto il saltone. Ho fatto schifo. E purtroppo sono finita in una girata un po' brusca. Però ho cercato di rimettermi a posto, cercando di girare decentemente per il 5, che dopo nell'80 sarebbe diventata la gabbia. Non aveva cambiato il galoppo, quindi decido di mettermi al trotto e cambiare il galoppo. E vado sul 6, che si vedrà poco perché c'è la testa di Fede, rip. Sì, spero si vede, comunque è venuto bene. Poi spezzata, qua è partito un po', ho cercato di tenerlo, però ha rimesso i piedi ed è partita una sgroppatina, ma tutto a posto. E qui il percorso finisce, cioè comunque nonostante stava un po', dovevo un po' tenerlo, ero molto contenta perché se ci pensate era il mio primo netto con Katada, era stato proprio bravissimo, veramente. Corso su Katada dei piedi con 0 penalità. Invece questa è l'80, che era con un salto in più ed era piuttosto grossina. Anche per me comunque ne ho fatte tante di 80, ma questa era bella piena per me e anche per Katada. E vi dico solo che questa è stata, possiamo dire, sia per me che per lui, possiamo dire, la migliore, il percorso migliore che Katada abbia mai fatto. E adesso scopriamo il perché. Allora, sempre galoppo sinistro, andiamo verso il numero 1, che è diventato un largo, sempre con una croce davanti, ma con un largo. Cerco di girare bene, arrivando al centro, mi fa questo bel saltone. Galoppo regolare, andiamo verso il numero 2, solo che rimette i piedi, però è andata benissimo. Colpa mia, cambiamo il galoppo. Giriamo, cerchiamo di girare bene, qua ho perso sicuramente un po' di impulso. Forse qua ho recuperato un po', però mi ha rimesso comunque i piedi, ma non importa, qua è partito nella linea, ho cercato di tenerlo e siamo arrivati piuttosto bene. Ci attacchiamo bene verso la pista proprio per fare bene la gabbia, solo che faccio un po' una figura di davanti a tutti perché uso solo la voce, non uso tutti gli aiuti che servivano, infatti è mancato l'impulso e lui ha scartato. Peccato, perché dopo sono riandata all'altra mano e ho fatto tutto quello che avrei dovuto fare prima, ma non l'ho fatto, ma non importa. La cosa bella è che sono riuscita a portarlo subito in riga e a fargli capire, oh, facciamo la gabbia. Infatti l'ha fatta benissimo. Magari il mio assetto non era il massimo, però per me l'importante è che andasse a saltare in modo scorrevole. Linea 6-7, benissimo. C'è stata una buonissima regolarità, infatti è venuta benissimo. Qua è un po' partito perché pensava abbiamo finito e invece no, manca un salto bello mio.
però comunque l'ha girata un po' verso l'interno, però è andata benissimo. L'ho premiato anche se si vede poco e poi dopo molla una delle altre sue sgroppate. E nulla, però vi giuro, sono troppo contenta di questi risultati che stiamo avendo. Comunque in questi 3 mesi ci siamo migliorati tantissimo. Per lui è una disciplina nuova e comunque cioè io sto iniziando seriamente ora a fare bene i percorsi e sono davvero contenta del percorso che stiamo facendo. E nulla, stacchiamo questi discorsi strappalacrime e io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!